E ciao a tutti ragazzi, sono Devin, bentornati sul mio canale, eccoci qua con un altro video, il secondo video del DLC di Dead Island 2, DLC House. Non so se sia scritto in tedesco, posso ipotizzare di sì. A sto giro dovremmo esserci, dovreste sentirmi live, in teoria dovrei aver sistemato il problema. Portate pazienza, raga, portate pazienza, ogni volta che cambio qualcosa, cambio PC, modifico qualcosa, succede sempre un macello, vabbè. Un piccolo dettaglio che mi sono perso e quindi ecco. Niente, direi di andare, dobbiamo andare nella foresta per trovare l'arma speciale che non mi ricordo se ci hanno detto. Io purtroppo so già qual è perché ho visto qualcosa prima di prendere la decisione di appunto giocare questo DLC. E non mi ricordo se l'hanno detto, quindi non ve lo dirò. Non so se vi lascerò questi dialoghi, onestamente. Anche perché tipo questo non era assolutamente niente di... Cioè non hanno detto un cazzo praticamente, quindi ecco. Non credo che ve lo metterò. Ci saranno cose nascoste in questa foresta? Probabilmente sì. Probabilmente sì. Anche se al momento onestamente pare di no, stranamente. Salve. Pleasure to make your Ok. acquaintance, Mr. Crispy. Per non esserci veramente niente di che imboscato al momento. Abbiamo trovato un documentino di quelli collezionabili. Quelli che io non leggo manco sotto tortura. Bello questo cervelletto così appeso, eh? Dai, Roma. Diner, segna da quella parte. Noi andremo da quella parte, ma qua ho intravisto questo, che è? Vabbè, un documentino. E questo non possiamo al momento sbloccarlo. Apparentemente. Ma perché sono tutti striscianti al momento? Fanculo, l'ho detto, eh. Eccoci qua allora, ragazzetti, qua davanti a questa porta particolare, che sicuramente è la via che dobbiamo percorrere per la missione. Sium e sium. Niente, comunque io come sempre non so cosa e quanto vi taglierò anche di appunto ammazzamento, ammazzazione. Uccisione, massacramento, massacrazione, massacro. Le sto dicendo apposta sbagliate, chiaramente. Di zombie, perché sì, insomma, se ve le faccio vedere tutte, famo notte. Ma accendi le pire, in che senso, frate? Ah, wait. Accendi le pire, ci sono i zombie infuocati, salve. Lei può venire qua. Saranno queste? No, forse no. Che cazzo? Ah, saranno queste, giustamente. Eccoci qua, salve. Ma dobbiamo tipo lanciarli? Ah no, devono solo avvicinarsi, ottimo. Madonna, liscio generale qua, eh. Là. Che bello massacrare gli zombie, ragazzi. Una cosa assurda. No, sbagliato. Sbagliato, mira. Vai. Oppela, si brucia? Certo che si brucia. Grande. Vai giù, vai giù. Oppela. Va buono, va buono, va buono, va buono, va buono. E una è fatta. Ma ce n'era un'altra? Io non ne ho vista un'altra. Io ne ho vista solo una, fratellino. Ah, eccola. Ma quindi, boh, una dei due, una delle due evidentemente non l'avevamo vista. Vabbè. Dai, vieni qua. Fai il bravo. Vieni, 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 vieni. Subito. Ah, no, ok, erano due. All'arena, ok. Ma l'arena è questa. Ok. Macello, dai, venite, venite, venite. Che armetta abbiamo? Quella dell'altro episodio. Quindi vabbè, continuiamo con la pala, col badile. Cos'è? Badile? Badile, sì. Eccoci qua. Salve, salve. Il sium. Il sium.
Il sium. Ah, wait. In tutto ciò io devo ammazzarli qua, vabbè. Insomma, meglio tardi che mai. Mannaggia me. Ma è questa l'arena, no? Beh, direi di sì. Compenetriamoci allora. Ma che Cristo. Ma l'ho pure fai sfidata. Ma com'è possibile? Oppala. No, signor, signor. Stia calmo, signor. Ma che cazzo? Signor. Vabbè. È andata così. Oppala. Tre con un calcio. Volevi, eh. Oh, ma che cazzo, ma che durabilità ha sta arma? Vabbè, andiamo di coltellino. Oppela. Non ce n'era un altro? Ah, vabbè. Eccoci qua allora, al diner. Salve. Bisogna andare qua. Va buono, andiamo. Sign, I'm trusting you. Clear the landing pad, boys. Certo che seguire i cartelli forse non è la scelta migliore in posti come questi. Però, ed eccoci qua, signori. Esatto, l'arma che dovevamo trovare è proprio questa. E Iris è morta, spiazza, non ce l'ha fatta. Borsa di dardi, saccheggiamo. Possiamo andare ancora? Più o meno. Mettiamola qua. Sì, dai, perché no? Fuggire al pozzo e dobbiamo. La balestra serve soprattutto per i cervellis, l'unico modo in cui possiamo distruggerli. Eccoci qua. Ma in realtà, niente, non vi dico nient'altro perché sicuramente ce lo spiegheranno. Forse dobbiamo proprio farlo. Oppela. È un'arma stealth, signori. Credo che sia la prima arma stealth del gioco, e forse anche l'ultima. Sì, il che forse, oddio, forse per il gioco che è lo stealth potevano anche evitarselo, anche se io lo adoro. But vabbè. Quindi dobbiamo andare per questa porta, io presumo, no? Ho appena ammazzato sto zombie con la balestrona. Salve. Come vedete è molto forte perché in testa one shot. Non so al corpo, onestamente, ma forse no. Spero che siano un pelo più imboscati o difficili da prendere in futuro, perché onestamente è un po' me se è tutto così. Cioè, è un. Boh, vabbè, uno scudo un po' del cazzo per raggiungere un'arma? Mettiamola così? Se magari prendessi le teste, però. Oh cazzo, questo è. Ecco, bye bye. Eccoci qua, vabbè, è finita così. Con la tua stessa arma ti prendo ammazzate, guarda te. Ma tra l'altro sono esplosivi perché ha preso danno anche lo zombie dietro. Cristo santo, figlio di puttana. Cioè no, Cristo. Cioè. Forse anche, dipende dai punti di vista, ma intendevo lo zombie. Mannaggia lui.
Però devo dire che tutto sommato è divertente acciottare i cristiani. Allora, quindi qua la porta che avevamo trovato io ve l'avrò saltata. Eccola qua. Non credo che ve l'abbia fatta vedere, ma qua c'era il banco da lavoro, l'ho usato nello scorso episodio. Possiamo appunto aprirla se va via. Forse c'era un altro, sì, ok. Vediamo cosa c'è. Progetto Dardi, onestissimo, direi, senza progetti, insomma. Tirapugni, potevi risparmiartelo così di merda, però ok. Ah, qua si fa un bel macello, raga. Si fa un bel macello. Quella. Sempre divertente, devo dire. Ogni cazzo di volta. Ed eccoci quindi qua, signori. Quindi, ma là dove siamo appena andati? Nella foresta. Ok. Io direi che possiamo tranquillamente farcela perché vi avrò tagliato un bel po' sicuramente. Niente dialoghi a sto giro. Ah, ma no, è sempre la foresta. Ah, quindi noi adesso. Questo qual era? Che cervello era? Vabbè, non mi ricordo, però ce n'erano un paio in questa zona, quindi assume. Quindi questo, cos'è il baule? No, che cazzo era? Sì, forse il baule. Qua c'erano ingredienti, questo è chiaramente buggato. Grande. Opera. Oh Cristo. Vabbè. Ma che era solo il portabagagli, raga? Dov'è la cabina quella siumica? Dov'è il cervello? Ah, ecco. Oretto. Manganello. Non mi piace troppo come arma, ma vabbè. Ed eccoci qua, dove ci sono due bei cervelloni. No, uno. Wait. No, forse uno è da un'altra parte. Cervellone? Dove cazzo? Ah, eccolo. Infatti sentivo un rumorino da là. Oh, no? Ce n'è un altro? Ah, uno qua forse, sì. Ok. Ok. Come sempre, battute di merda della nostra Dani. Grande Dani. Mazz. Figo. Figata. Ok. Adesso esce un mostro gigante sicuramente. 100-100, raga. Eccoci qua. Hi there. Table for one? Ho capito, però sei un po' rincoglionita se posso, eh. I made a feckin' reservation. Eccoci qua. Ma quindi ci sono quelli là sopra? Ho capito bene? Non lo so. Dobbiamo sfoderare armi particolari? Forse. Vabbè, Cristo però. Vabbè, ma Cristo. Opera. Sì. Mi
Vi giuro, mi fanno incazzare come bestie gli zombie che ti si buttano addosso anche se li colpisci. Ma vabbè. Meno quello. Figo. La mannaietta infuocata. È un banco da lavoro, ok. La mannaietta infuocata è good soup. Richiede un regalo per il mio maialino. Ma che cazzo è? Figo, figo. Qua? Ah sì, quella, giustamente. So you're the main course, eh? Cordon bleu. Pick out your tongue. Oi! Don't you dare blip out on me! Eccoci qua, un altro viaggio con la testa. Vabbè. Oh, salve, guarda chi si vede. Oppela. Bellissimo, cazzo, ma dov'è finita? Guarda dove cazzo è finita la testa. Che figata. Mamma mia. Sto gioco è troppo figo, raga. Io ho sempre detto fin dal primo cazzo d'episodio è venuto fuori proprio bene. È proprio divertente, come dovrebbero essere tutti i cazzo di giochi. No! No! Ah! Cristo, una sua vista brutta, devo essere onesto. Quanti bombaroli ci stanno? Vabbè. No, no, la testa, fra. Dai, e che cazzo? Te lo meriti, vedi, te lo meriti. Guarda, ti meriti anche questo. Eccoci qua. Ed eccoci qua, quindi con la terza testa. Gli altri tre posti, onestamente, boh. Non lo so. Piccola prediction, uno di questi è nostro. Non lo so, la butto lì. Eccoci. The boyo's banjaxed. He is not gone. I feel something. Oh, that's better. Hello, you in there? He's been corrupted. Kill him. Eccoci fucking qua. Eccoci fucking qua. Ok, direi che è il momento di usare la nostra arma speciale, se la trovo. Ecco, che ho scoperto essere un'ascia e non una... una mannaia. Un'ascia molto strana, se posso, però va bene. Vabbè, niente. Dov'è? Non lo vedo. Aiuto. Ok, forse era lei. Opera.
Vabbè. E spatapim. Tantissima roba, ragazzi. Tantissima roba. L'abbiamo preso come sempre, ma... come sempre per colpa di quei cazzo di zombie che ti saltano addosso, ma vabbè. Ah, ok, è stato comunque utile. Buono. Eccoci qua. Salve. Tanta roba con quest'arma. Cioè, mi è sembrata abbastanza forte. Che figata. Ah, tra l'altro c'è il maialino. Che figata. Il maiale che gira. Che figata. Mamma mia. Il maiale che gira. Babbuona, ma va. Vediamo se riusciamo a fare una miniaturina. Top. Miniatura fatta. Volevo aspettare che rifacesse l'animazione. Salve. Ok, ma in realtà, scusatemi, ma noi per questo episodio ci salutiamo. Assolutamente, perché comunque abbiamo fatto due missioni, tra virgolette, direi che può assolutamente bastare. Sì, Veronica, non me ne frega un cazzo, stai zitta. Ok, e niente, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. A me è un botto, Dead Island, ragazzi. Cioè, lo so, ve l'ho già detto 92 volte in questo episodio e anche negli altri, ma è fantastico e questo DLC non è da meno. Niente, mi raccomando, se il video vi è piaciuto, like e commenti per supportare il canale e per l'algoritmo. Iscrizione importantissima anche quella. Condivisione e campanellina che aiutano sempre. Noi ci vediamo alla prossima, al prossimo video. Vi ringrazio per la visione. Love you.